Ciao Top Driver, benvenuto in questo nuovo video. Per il quarto appuntamento della rubrica dedicata alla storia della Formula 1, oggi ti parleremo del pilota che ha rivoluzionato, con il suo stile di guida e il suo temperamento, il mondo della Formula 1. Vale a dire Gilles Villeneuve. Un ragazzo che ha emozionato e impressionato il mondo intero per la sua incredibile velocità pura e per la sua determinazione in pista. Tanto da essere diventato il pupillo di Enzo Ferrari, che pur avendo fatto salire nelle sue monoposto campioni del calibro di Alberto Ascari e Niki Lauda, voleva bene al canadese praticamente come un figlio. Nell'epoca in cui tutti erano divisi sul futuro della Formula 1, l'unico elemento che metteva chiunque d'accordo era proprio Gilles, con il suo coraggio e la sua genuinità. Tutti, ma davvero tutti, dai piloti, al pubblico, a Enzo Ferrari stesso, erano uniti nel riconoscere che l'aviatore aveva qualcosa di speciale. Basti pensare anche a un suo ex compagno di squadra, il sudafricano Jody Scheckter, il quale ha affermato a più riprese che Gilles Villeneuve è stato il pilota più veloce della storia delle corse automobilistiche. Ma come può un pilota che ha vinto solo 6 gare in carriera essere stato il più veloce di sempre? Ora che ti ripercorreremo la sua breve carriera, scoprirai il perché, caro Top Driver. Gli inizi, dalle motoslitte alle monoposto. Gilles Villeneuve è nato a Saint-Jean-sur-Richelieu, una cittadina nei pressi di Montréal, il 18 gennaio del 1950. Sin da giovane capisce di avere un legame speciale con la velocità e con il controllo del mezzo, vincendo svariati campionati di motoslitta, un mondo apparentemente lontano dal motorsport, dove Gilles fa il suo ingresso nel 73, stracciando la concorrenza in Formula Ford con una vettura meno performante delle altre. È il trampolino di lancio di un ragazzo che, pur avendo pochi mezzi economici rispetto a moltissimi altri piloti, ridicolizzava chiunque avendo un manico fuori dal comune. Nessuno riusciva ad interpretare le curve nella stessa maniera di Gilles, un vero e proprio maestro di tecniche di guida come il controsterzo. Tutto ciò lo nota la McLaren, che gli fa la corte nel 1977, anno in cui Gilles esordisce proprio con il team britannico in Formula 1 a Silverstone, facendo innamorare il mondo intero per la sua velocità e per la sua capacità di adattamento, chiudendo undicesimo dopo una rimonta spettacolare dalle retrovie a seguito di un problema tecnico. Quella sola presenza aveva fatto impazzire Enzo Ferrari, che ha subito pensato a lui quando i rapporti con il neocampione Niki Lauda si sono chiusi. Gilles di cuore accetta. È lui il sostituto di Niki Lauda. Secondo i media, assumere un pilota con pochissima esperienza alle spalle era un grande rischio, ma il Drake sapeva perfettamente come e quando rischiare. Il sogno del commendatore era quello di costruire e far crescere un pilota con un innato talento naturale, e quel ragazzo era proprio Gilles Villeneuve. L'esordio in Ferrari per Gilles si rivela difficile. Nelle ultime gare del 77 e l'inizio di stagione del 1978, Gilles si rende protagonista di svariati incidenti spettacolari, tra cui il volo al Fuji proprio nel 77, che ha ucciso due addetti a bordo pista. La velocità c'era tutta, la costanza e la gestione per niente. Ciò che è accaduto all'inizio della stagione successiva, a Long Beach, è l'esempio di quanto Gilles dovesse ancora crescere. Mentre si trovava saldamente in testa alla corsa, è finito quasi per ribaltarsi dopo un grave errore di valutazione nel doppiaggio di un incolpevole Clay Regazzoni. E ancora, a Monaco, non ha pensato alla gestione delle gomme, finendo per forarne una, trovandosi un'altra volta ruote per aria, mentre era in buone posizioni. Ormai è conosciuto come l'aviatore, a causa di questi continui decolli, più conosciuto per gli incidenti che per il suo incredibile talento. Il Drake però non ha mai dubitato del clamoroso talento che ha tra le mani. Sa che ha bisogno di tempo prima di esplodere, quel tempo necessario di settare e formare quel ragazzo, come solo Enzo sa fare. E così è nella seconda parte di stagione. Il tempo dà ragione a Ferrari e Villeneuve. Nonostante un monoposto poco costante a causa delle nuove gomme radiali Michelin, che anche loro necessitavano di una messa a punto, Gilles esplode. Il canadese continua ad andare oltre il limite della propria vettura, ma lo fa con più consapevolezza e più capacità di gestione di qualunque situazione in pista. È il primo passo per diventare un pilota completo. Il tutto è dimostrato dal podio in Austria e dalla sua prima vittoria in carriera nell'appena inaugurato circuito di Montréal, che ha ospitato l'ultimo atto della stagione 1978. Dopo quel grandissimo dominio sotto il suo pubblico, il pubblico di casa che lo ha tanto amato, la crescita è completata. Gilles
è pronto per confermarsi nel 79, che sarà per lui un anno indimenticabile. La Ferrari si presenta ai nastri di partenza con la 312 T4, una vettura che, pur disponendo di minigonne, non sfruttava l'effetto solo come quasi tutta la griglia. Però le famose gomme radiali di Michelin, di cui solo la rossa è dotata, hanno iniziato a funzionare a dovere, per cui sarà proprio la 312 T4 la vettura da battere. Due successi in quattro gare, tra cui il Grand Chelem, vale a dire pole, vittoria, giro veloce e in testa per tutti i giri, a Long Beach. Gilles è in testa al mondiale, ma nelle due gare successive, Spagna e Belgio, il canadese avrà numerosi problemi e infatti sarà costretto a rimontare furiosamente. A Monaco è secondo quando nella sua monoposto cede alla trasmissione, finendo per ritirarsi. Ma il riscatto arriva in Francia con un secondo posto conquistato con una lotta che non lascia spazio alle parole, ma soltanto alle immagini. Quindi è un qualcosa di ineffabile. Questo, caro Top Driver, è Gilles Villeneuve. Un insieme di lucidità, velocità, tecnica, saper affrontare i tratti meno gommati con una convinzione che nessuno aveva. In questa lotta il canadese ha realmente gettato il cuore oltre l'ostacolo, facendo emozionare persino Mario Poltronieri, un telecronista in genere molto freddo nel raccontare le gare. Senza casco, Gilles è un ragazzo dalla faccia e dagli occhi buonissimi, ma non appena indossa si trasforma in una belva che punta solo ad essere veloce. Nel frattempo Jody Scheckter approfitta di varie sventure di Gilles per diventare leader del campionato, e il canadese, pur sapendo di avere le potenzialità per lottare con il sudafricano, ci rinuncia a farlo e lo scorta fino alla vittoria del titolo ridato, completando uno splendido 1-2 Ferrari. Il sudafricano Jody Scheckter ha vinto il mondiale, ma come lui stesso ha ammesso, Gilles è il pilota più veloce della storia delle corse automobilistiche, e questa stagione lo ha ampiamente confermato. Non sempre vince il più veloce, caro Top Driver. La vera differenza tra Gilles e Jody emergerà l'anno successivo, con una vettura lenta ed obsoleta. Siamo quindi nel 1980, quando la vettura messa a disposizione, la 325, è lentissima rispetto al resto della griglia, munito di monoposto che sfruttano l'effetto suolo. La monoposto della peggior stagione di sempre dal punto di vista sportivo della storia del cavallino rampante, che chiuderà soltanto decima nella classifica costruttori. Gilles disse: "Datemi una macchina al 60%, poi ci penserò io a fare il resto." Una sua frase celebre, che conferma il fatto che lui abbia realmente messo il suo in quella stagione, nella quale ha letteralmente demolito il suo compagno di squadra Scheckter in questo anno terribile per il cavallino rampante. Ciò è testimoniato anche dal fatto che in Canada un campione del mondo come Jody non si qualifichi per la gara, mentre nella stessa Villeneuve chiude a quinto. Questo è l'andamento globale di quella stagione. Gilles prevalentemente davanti a Jody, anche se questo significava rischiare molto di più. Al canadese però frega solo di essere più veloce possibile. Lo dimostra quanto accaduto ad Imola. Parte in maniera fulminea dall'ottavo posto, rendendosi protagonista di sorpassi clamorosi, per poi schiantarsi duramente contro le barriere mentre si trovava quarto. Ne esce illeso. Qualcuno avrebbe detto: date una macchina a questo ragazzo. In quell'anno la rossa chiude decima nel costruttori, forte di 6 punti conquistati dall'aviatore e dei due del sudafricano nella lotteria di Long Beach, in una gara in cui anche il canadese era stato costretto al ritiro. Il 1981 va nettamente meglio, complice una vettura che finalmente sfrutta l'effetto solo, la 312 CK. Scheckter intanto si è ritirato a causa di motivazioni troppo scarse per continuare a correre. Al suo posto c'è Didier Pironi, con cui Gilles inizierà una grande rivalità. Villeneuve torna a vincere a Monte Carlo, rendendosi autore di una bella rincorsa nei confronti di Alan Jones, campione uscente che guidava per Frank Williams. La differenza tra Villeneuve e gli altri? Provate a mettere un fiammifero su un guardrail. Quando passa Gilles lo rompe. Tanto è vicino alle barriere, afferma un fotografo in quella giornata in cui Gilles ha dato prova delle sue incredibili abilità ancora una volta. Abilità di un pilota particolarmente aggressivo, capace di andare oltre le traiettorie e ali di ciascun altro pilota. Questo è Gilles Villeneuve, che si ripete in Spagna, a Madrid, nel circuito di Aramà, tenendosi dietro un gruppo inferocito composto da ben 5 piloti che guidano vetture ben più veloci. Aramà è Monaco. Due vittorie conquistate con una vettura che ha un motore turbo contro il resto della griglia con motori aspirati. Questo significa subire delle accelerazioni molto brusche in uscita di curva, che solo Gilles sapeva domare nelle due piste dalla conformazione peggiore per il motore turbo Ferrari. Al punto che Enzo Ferrari disse: "In Spagna Gilles Villeneuve mi ha fatto rivivere la leggenda di Nuvolari." Sarà l'ultima vittoria in una stagione che ha visto un terzo podio leggendario, quello di Montreal, in cui ha guidato per tutto il finale di gara con un'ala anteriore prima divelta e poi completamente staccata,
per non incappare nella bandiera nera per condizioni di scarsa visibilità. Il tutto nonostante un vero acquazzone, senza carico aerodinamico, con un motore turbo che si comporta in maniera molto più brusca in trazione rispetto agli aspirati. Ci sono parole per descrivere le abilità di guida di questo fenomeno, un fenomeno che però ci ha lasciato troppo presto. 8 maggio del 1982. Qualifiche del Gran Premio del Belgio a Zolder. Qui accade qualcosa di terribile. Villeneuve c'entra in pieno la vettura più lenta di Jochen Mass, finendo per ribaltarsi con la sua 27 per poi essere sbalzato via dall'abitacolo della sua monoposto. La corsa del corpo dell'aviatore termina esamine contro un palo di recinzione. Le sue condizioni appaiono subito disperate. Il collo si è spezzato in due. Infatti, arrivato in ospedale, verrà affermato che per Gilles c'è ben poco da fare. Verrà tenuto in vita grazie alle macchine, che saranno spente alle 21.12 dello stesso giorno, confermando il decesso. Le sue gesta, il suo amore, la sua passione per la velocità, però resteranno eterne nel tempo e sono indelebili nella storia di questo sport. Un ragazzo che è andato via troppo presto, ma che nel pochissimo tempo che ha avuto a disposizione ha iscritto il suo nome nella Hall of Fame della Formula 1. Negli anni l'eredità di Gilles è stata portata avanti da suo figlio Jacques, che si è laureato campione nel 1997, completando il sogno di suo padre. Questa, però, è un'altra bellissima storia. In sintesi, caro Top Driver, Gilles è un pilota che andava sempre oltre i limiti della sua vettura. Disegnava traiettorie che nessuno sapeva replicare, andando a sfruttare ogni centimetro di corda. Sapeva sovrasterzare, controsterzare e trazionare come nessuno riusciva a fare. Sapeva come sfruttare appieno anche le zone meno gommate del tracciato. Nella parte finale della sua carriera aveva iniziato ad essere completo, aveva una grandissima lucidità nel corpo a corpo, nonché una freddezza glaciale. Disponeva di una grandiosa mentalità vincente, archiviando subito qualunque situazione a suo sfavore per spingere alla ricerca del miglior risultato possibile. Questi sono solo alcuni degli elementi che fanno di Gilles uno dei più veloci top driver della storia della Formula 1. E noi di ADT Sports Academy, seguendo gli insegnamenti di quel mostro canadese, non vediamo l'ora di trasformare anche te in un vero top driver. Per questo motivo abbiamo creato Da Flop a Top Driver, un videocorso gratuito della durata di un'ora e mezza che ha stravolto il modo di guidare di oltre 6.000 piloti su F1 2021, portandoli a togliere gli aiuti e a migliorare le prestazioni anche quando sembrava impossibile. Ti riassumiamo cosa troverai nel videocorso. I segreti per padroneggiare al meglio la frenata togliendo l'ABS, i due trucchi di guida grazie ai quali non ti girerai più in uscita di curva senza aiuti, il potere nascosto dell'angolo volante e come un suo corretto utilizzo può stravolgere le tue prestazioni su F1, i principi universali della guida su bagnato che ti aiuteranno a diventare un vero mago della pioggia, gli step da seguire per adattare un setup da prova a tempo in ottica gara, i cambiamenti di setup che dovrai fare per impostare un assetto da bagnato, alcuni consigli sulla gestione dell'ansia pre-gara che hanno consentito a molti dei nostri piloti di vincere campionati nazionali e internazionali, il processo mentale da seguire per diventare un animale da gara grazie all'intelligenza e alla visione di gara. Il tutto aiutandoti a risolvere i tre principali problemi di un pilota su F1 2021, vale a dire tecniche di guida, setup e mentalità. Pronto a diventare un top driver con la T maiuscola? Se sì, scarica il videocorso gratuito Da Flop Driver a Top Driver dal sito web adtsportsacademy.com/videocorso-adt-gratis/. Noi ti aspettiamo in Da Flop Driver a Top Driver e come sempre nel dubbio tieni giù. Ciao Top Driver!